Liturgia. Diciottesima settimana, tempo ordinario, anno dispari, martedì. A volte nel deserto ci sono tempeste di sabbia. Ecco, il popolo di Israele, ce lo racconta l'autore sacro nel libro dei Numeri, aveva mormorato contro Dio. Ma ci sono anche mormorazioni dei singoli, proprio all'interno della stessa famiglia, di Mosè, di Maria, Aaron. Maria e Aaron erano la sorella e il fratello di Mosè. Ebbene, Maria e Aaron dicono: il Signore ha forse parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro? Il Signore udì. L'argomento era che Mosè aveva sposato una donna straniera, qui viene detta un etiope, e la figlia di un sacerdote madianita. Mosè l'aveva sposata, Sippora, una donna che aveva anche un forte senso religioso, se volendo consacrare l'unione sua con il suo sposo Mosè, lui che non era stato da bambino circonciso, lei, Sippora, prima circoncide il suo bambino, ricevuto insieme a Mosè, e poi con quella parte circoncisa tocca i genitali di Mosè, di modo che sia sacro tutto il corpo di Mosè, come quello di tutto il suo popolo. È un rito sacro che noi dobbiamo ammirare nei popoli antichi e soprattutto nel popolo ebraico. Bella quell'espressione che Sippora dirà toccando il suo uomo: tu sei per me uno sposo di sangue. Lo vuol rendere sacro quel rito di amore. Ma questa espressione ritorna oggi molto più forte nella Chiesa quando applicata alla Vergine che si consacra e dona il suo corpo nella castità. Lei può dire: tu, Gesù, nell'Eucaristia sei già per me sempre sposo di sangue, unico sposo di sangue. Il tuo sangue è già glorioso, il mio sangue te lo offro per la tua continua gloria. Ecco il rito sacro dell'offerta totale a Dio. E Dio si sceglie i suoi uomini, rimprovererà Maria e Aaron dicendo: se tra di voi ci sarà un profeta, il Signore si rivelerà a lui e gli parlerà. Ma con Mosè, lui che è l'uomo mio di fiducia, in tutta la mia casa, io parlo con lui bocca a bocca, in visione e non per enigmi, per segni particolari. Ed egli, Mosè, contempla già l'immagine del suo Signore. Quando la nube che rappresenta la presenza di Dio si allontanerà, la sorella di Mosè, Maria, sarà tutta lebbrosa. Anche se Mosè subito prega per lei, intercede per lei, dice: Dio, ti prego, guariscila. Dio si commuove e la guarisce. Ecco, il Signore passa in mezzo a noi. Anche nel Vangelo c'è questo passaggio, non nella tempesta del deserto, ma nella tempesta del mare. Gesù che dopo la moltiplicazione dei pani vuol far salire un po' di forza i suoi apostoli, perché questi pretendono di restare lì a lungo a godere di quel vantaggio. Gesù poi congeda da solo la folla e da solo si porta sul monte a pregare. Ecco ancora un passaggio di Gesù: ormai sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare.
gridano: è un fantasma. Gesù subito dà loro tre parole di richiamo: coraggio, sono io, non abbiate paura. Sono tre parole che il Signore, ieri come oggi, rivolge in modo particolare ai pastori, ai suoi eletti, ai vescovi e ai sacerdoti: coraggio, sono io, non abbiate paura. E Pietro, Gesù, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle onde. E questo avviene, ma il vento è forte, sta affondando. Signore, grida, salvami. Gesù lo afferra e gli dice: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Sì, noi abbiamo una bella fede, ma ci vuole una fede molto ricca, e non quella appena appena sufficiente. Ci vuole la fede di Maria, che è pienamente in comunione con Gesù, molto più che gli apostoli, in barca con il Signore quando il vento cessò. Maria poteva toccare Gesù tutti i giorni, perché la sua umanità è tutta sua. E se gli altri potevano toccare solo le vesti del Signore per essere guariti, quanto più uno che vive nel cuore di Maria la Madre con la consacrazione toccherà, raggiungerà ogni grazia del Signore che passa attraverso il cuore purissimo della Madre.